E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo duetto con Apple Zane. Oggi andremo a vedere le interviste qui a Catania fatte agli anziani inerenti al mondo della tecnologia, ma andiamo a scoprire insieme. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare vi dico che questo video è un re-upload, ma è un re-upload per due semplici motivi ragazzi. Il primo perché questo video l'ho pubblicato ormai, non lo so, 4-5 anni fa e non ha avuto il successo che merita, quindi l'ho riportato su perché deve avere ragazzi il successo che merita, perché ha un messaggio veramente importante durante e alla fine del video, quindi vi invito ragazzi a guardarlo in modo completo. La seconda motivazione però è ancora più importante, perché fra qualche settimana arriverà il secondo episodio di questa fantastica serie ragazzi. So che all'epoca è piaciuto a moltissimi, quindi anche quest'anno vorrei riproporre la stessa cosa per vedere se i tempi sono cambiati. Gli anziani amano la tecnologia? La sfruttano al meglio? Andiamolo a scoprire insieme, dai! Ehi, salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zane. Ragazzi, oggi vi presenterò un video davvero spettacolare, ovvero vi mostreremo qual è la differenza fra noi giovani e le persone ovviamente di una certa età. Siamo andati in giro per Catania a chiedere cosa ne pensano della tecnologia le persone anziane e qualche chicca su qualche parolina un po' scomoda o... non vi dico niente, scopritelo nel video. Ma prima di iniziare ragazzi vi invito a lasciare 100 mi piace per il prossimo episodio, così da avere altri appuntamenti come questo. Buona visione! Vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo Apple? Scarica la nostra app, la trovi qui sotto in descrizione. Allora, intanto come si chiama? Io mi chiamo Lorenzo Pasquale. E allora è? Riccardo. Sebastiano. Nino. Antonio. Giovanni. Bruno. Giuseppe Gilano. Quanti anni ha? 69. 71. Le porta bene, devo essere sincero. Per lo stato, ma per spate là. 70. 85. 85? 80, a giugno 86. Lei sta prendendo perfettamente il telefono nel momento giusto, perché l'intervista è pronto. Proprio questa. Aspettavo. Allora, ti riparate le scarpe? No, okay. Che mi dice a me? Quanti anni ha? Mancava lei? Di che cosa? Quanti anni ha lei? Io, 86. E lei? 3. 83? 75. 67. Lei sa cos'è un iPhone? Ne ha mai sentito parlare? No. Non l'ha mai sentito dire neanche in televisione? No, no, perché tu lo sai, dalla giornata non me ne vedo quasi mai io. iPhone, no. Sì, ho sentito parlare, però non, dato che non ci sono applicato, non lo so. L'iPhone è questo telefono qua. È un telefono di ultima generazione. Ah, si chiama iPhone. Si chiama iPhone. iPhone. Lei non l'ha sentito mai nominare? Sì, ho sentito dire, ma non nominare iPhone, però su come non sono tanto applicato a questa tecnologia ultra moderna. Sì. E allora? Una forma di telefono smart. Lei è il primo che ha indovinato questa risposta, lo sa? Sono contento. Neanche? Perché si mangia? Neanche lei? In inglese vuol dire io chiamo. Tutto quello che scrivo in inglese mi fa bene, perché noi abbiamo una lingua, per esempio, che so, come se questo lavoro che inventavo Fence, come si chiama? Invece di dire regolo tutto il lavoro, dice why tu. Ah, in inglese, vabbè. In inglese. Certo. Ma perché? Perché lo fanno tutti. Lo fanno tutti, perciò. Ma perché era poco le cristiane? Lo fanno tipo per abbreviare a modo loro. No, lo per abbreviare. Per confondere le idee, per pegnare per i fondelli. Però certo. Se non sai l'inglese non vale un cazzo. E perché? No, perché non, di queste cose non capisco niente. Ha un telefonino lei moderno? Sì, o... modernissimo. E non ha sentito parlare di un iPhone? Modernissimo. Ah, ecco. Ha un telefono molto retro, diciamo così. Certo che so, ne ho uno in mano. Lei ha un iPhone? Mi faccio vedere, vediamo se è un iPhone. Lei ha sbagliato, è un Samsung, non è un iPhone. L'iPhone ce l'hanno le mie figlie, però ho l'iPad. Bellissimo, questa è la cosa più bella che lei mi potesse dire. E quindi lei non sa a questo punto cos'è un'applicazione? No. Non lo sa niente? Per insegnamento di qualche cosa, non so. Più o meno. Allora, giusto, non è vero. È un'app praticamente che ti serve per poter scaricare programmi, accedere meglio a internet,
e usufruire dei mezzi della tecnologia o di internet. Lei mi sta sbalordendo veramente. Un qualcosa che ti fa vedere qualcosa di specifico, insomma, che so, per esempio la TIM, i consumi che hai fatto, oppure Sky, se sei in regola con i pagamenti, le offerte che ti fanno. L'ha mai sentito in televisione tipo facciamoci un selfie? Il selfie è quando ti dicono di farti la foto tu stesso. Questa cosa non lo capisco io. Per me è sempre sono diventato lo cielo, le onde. Un selfie è la foto che uno fa a se stesso. Ma della foto, l'autofoto. Bravissimo, vede, non tutti alla sua età sanno cos'è un selfie, ad esempio. È un'autofotografia, una fotografia che si fa da sé. Perfetto, lei è preparatissimo. Su Facebook, lei lo sa cos'è Facebook, ne parlano tutti. Il sito, quello dei giovani, che, dove ci stanno tutti i giovani. Queste cose non lo so, perché come ho detto poco fa, l'originale non lo sento mai, vai. Lei ne ha nipoti, quindi qualcuno ne parla di queste cose? No, non ne parliamo mai di queste cose. No. Sì, io devo andare a cercare a lei, per esempio, ci vuole il numero per fare... No, ci vuole il nome e cognome. No, il cognome basta più. Però devo pagare internet o queste cose del genere. Vabbè, se tu hai una connessione a internet a casa oppure nel telefonino, ti puoi collegare a Facebook. E la gente questo vanno a cercare domande, cose, le risposte, è un dialogo... Questo l'aveva già intercettato, capito? Però non mi interessava tanto. Vabbè, ognuno con le sue cose, no? Lei è iscritto su Facebook? Sì. Lei il primo sembra di essere iscritto su Facebook. No, non penso, perché ce ne sono moltissimi. Di quelli che mi hanno intervistato noi... Quello che scrivono, fate l'uovo, che ti smettono. Ma che ha l'intuito? Ma no, che io faccio, mando messaggi, mando qua, mando... Vabbè, l'avrà sentito dire da qualcuno, sì, no? Sì, chi è mio nipote che lo fa? Certo, lei invece? No, io lo conosco completamente. Lei invece? No, anch'io non sono a conoscenza di questa cosa. Ha sentito parlare mai di Facebook? Sì, certo, ho sentito parlare, malissimo. Malissimo? Perché malissimo? Ma insomma, tutti quelli che lo usano ne parlano male. Io poi vanno in giro sti malignità, queste cose, le accuse alle persone. Penso però che l'uso positivo va bene, perché uno sa tutto, può cercare tutto in internet, può aggiornarsi. Quindi io sono stato sempre favorevole all'idea. Lei usa ad esempio Facebook, WhatsApp, sa no, cosa sono? WhatsApp sì, Facebook no. Come mai non usa Facebook? Perché mi piace mantenere una certa privacy. Ha mai parlato con Siri? La conosci Siri? No. Siri è praticamente una signorina che sta dentro il telefono e tu puoi parlare con lei, gli fai delle domande. Ah, sì, esatto, sì, questo sì. Ah, lei sì, l'ha fatto? Sì. Perfetto. L'ho sentito un sito per quanto riguarda sempre queste... problemi mediatici, no? Ma lei ha mai utilizzato telefoni di ultima generazione? Io a malapena riesco a usare quello normale. Perché mi serve per mia emergenza. Per chiamare, basta. Raga, muta totale. E ho fatto soldi. E lo so. Ma la team mia mi ha rubato un sacco di soldi. Poi mi dicono, Mirko, ma perché fai video contro la team? Ok, ora ho capito. Al 97 cliente della TIM, alla fine caricai un telefonino, dicevo, dopo 4 anni già c'era più soldi. Beh, buono. Senza mai chiamare. E visto che lei conosce tutte queste cose, vuol dire che ha un telefono moderno, a quanto pare. Moderno, cioè moderno secondo i tempi, nella contemporaneità di oggi. Quindi non il classico telefono che chiama e basta. Vabbè, quelle ormai sono storia, museo tecnologico, fanno parte dell'archeologia... mediatico. Lei ha mai utilizzato telefonini, questi che sono usciti gli ultimi? C'ho questo qua che è proprio, non è moderno come questo, però. Ma tornasse indietro da giovane, li comprerebbe? Certo che lo comprerebbe, perché questi qua non ce la faccio, ma invece questi qua mi è più facile. Cioè, giovane oggi, li userebbe telefoni? Secondo il mio modo di pensare, il telefono è abbastanza comodo, per tante cose, ma non è comodo che io devo giocare, devo parlare, devo raccontare la barzelletta. A questo punto là diventa una lavanderia, il famoso lavannale che secondo me è questo dell'auto. Cioè, non è più un servizio utile a se stesso. È un servizio di chiacchierata, ma è insignificante. Se si fossero le disponibilità economiche, ma sono già disponibilità economiche, come si compra un posto, un apparecchio, specialmente che dici tu, 10 anni fa che costa un sacco di soldi. Se ci fosse la disponibilità
economiche di poter comprare questo aggeggio nuovo, certo, uno dei compagni si aggiorna. Non sono stato mai di carattere a portare le ultime cose, le mode, ma le cose comode che servono, sì, certo. Sì, mi piacerebbe perché intanto per noi di una certa età, a me mi giova parecchio per comunicare con i figli, con la moglie, con gli amici. Un passatempo per tutti i giochini che ci sono. E ultima domanda, così poi ce ne andiamo. Lei ha mai sentito parlare del sito YouPorn? Porn significa quasi di fanno l'amore. Esattamente, ne ha mai sentito parlare? Certo, queste cose certo. Ma le ha mai viste? Da persone si vedono, no? È normale. Pornografia dovrebbe essere. Lo conosce? No, completamente. Io sono contrario a queste cose. Come mai è contrario? Perché il cervello non si deve masturbare. No, aspetta, io devo trovare che cos'è questo cervello masturbato. Cervello masturbato. Ma che diavolo? Vedere ciò che è bello e piacevole, però lui non si deve masturbare. Non deve andare dietro a ciò che vede, a ciò che sente. Non si deve masturbare da solo, quando è alla fine del vicino, e allora il cervello si deve masturbare. YouPorn? No. Completamente. Lei però mi fa la faccia un mochettino che non lo sa. Non lo so, la usa però. Io le dico che è il sito più visto di sempre. Non lo so. Lei non lo sa? Lei non lo sa? E non lo voglio sapere. Non lo vuole sapere, sicuro. C'è un sito che è stato dichiarato il più visto del mondo. Un sito. Lei immagini cosa potrebbe essere? Non è un sito porno. Bravissimo, hai indovinato. Il sito si chiama YouPorn, infatti. Secondo lei perché la gente è attratta solo da questo? Io credo che la gente è stata sempre curiosa anche ai miei tempi, non aveva gli strumenti. Ora, però, che ce l'ha, dice? Questo fatto, noi tutti siamo stati curiosi da ragazzi a guardare e quindi a vedere. Non le nascondo che è un sito che veramente io... No, non ho mai per esempio visto questo. Ma secondo lei perché le persone, cioè si parla perché di... Perché c'è questa mania di andare a vedere il proibito, insomma. Ma insomma ragazzi, cosa abbiamo capito da tutto questo? Abbiamo appurato che la tecnologia serve quasi a tutti, che riesce a migliorare la vita di quasi tutti noi, per poterci mettere in contatto con amici e parenti. In cosa la facilita durante la vita avere un telefono moderno? Innanzitutto per le informazioni a cui posso accedere, tutte le informazioni che ho quando viaggio, una serie di servizi che una volta erano inimmaginabili nel periodo della mia gioventù. Insomma, a favore, si deve andare sempre avanti e scoprire nuove cose, il problema è saperlo utilizzare. Io la tecnologia la trovo uno strumento molto utile. Cioè lei senza il suo telefono non potrebbe stare? No, io senza il telefono potrei stare. Io sono seduto qua per esempio comodamente in una fase di relax e mi stavo divertendo a fare WhatsApp con mia figlia, con un amico. E quindi lei mi sta dicendo che non può stare senza il telefono, al contrario. No, se l'avesse lasciato a casa non mi sarebbe fatto una malattia, insomma. Anche se talvolta non è l'età ad influire sulla conoscenza riguardante la tecnologia, ma purtroppo l'ignoranza generalizzata. Ma non dimentichiamoci mai che ci sono dei fattori da non sottovalutare, perché fondamentalmente non ci stiamo rendendo conto di star perdendo quello che le persone di una certa età chiamano normalità. Io penso che se non inventassimo niente sarebbe migliore cosa, perché la gente diventa malata. C'è una cosa che è un detto che dicono tutti, il telefono ti fa anche il caffè. Si immagina, no? Fare, un caffè me lo devo fare. Io caffè sono il più bello saporito, bollente. Certo? Ma non mi fanno antipatia quelli che fanno così dalla mattina fino alla sera. Ora per rispondere a quello che ti hai detto tu prima, è una malattia per me. Uh-huh. Perché lo fanno tutti. Che la vera innovazione è poter sfruttare il cervello quanto più. Ora allunghiamo il discorso. A questa età, con questa gente, tu approfitti il cervello. E che fare, insomma, se la fa veramente. Da noi le cose sono più facili, le fai in un attimo e non ci sforziamo. No. E quello è guai. È guai anche quello. Vedete, questa tecnologia non è possibile. Per un giovane non è capito. Se per esempio non puoi avere questa gente, che fai? Invece, rimane indietro. Rimane indietro. Invece se tu sai essere bello allenato a fare queste cose,
diversa la cosa. Cioè, ci sono dei pro e dei contro per ogni cosa, giusto? Sì, ma qua mi pare che i contro sono un po' di più, purtroppo. Cioè, uno non può avere la privacy, non vuole... Potrebbero anche calunniarlo via telematica, come hanno fatto con personaggi anche importanti, dire una cosa e poi è come creare il mostro, possono fare. E non è questa la ragione per cui è stata creata l'internet. Tante cose che hanno determinato anche il suicidio di persone, quindi il negativo usato in questa maniera. È come quando una volta si usciva da casa e non c'era il problema che del telefono o del telefonino. Ora se esci da casa e dimentichi il telefonino, mamma mia, ho dimenticato il telefonino. Come sei dimenticato la tua vita a casa. Sì, e subito si ritorna a prendere il telefonino. La cosa che mi rammarica è che la tecnologia sta rubando molti posti di lavoro. Io provengo da un ambiente lavorativo dove ho lavorato per 39 anni, che la tecnologia, entrando la tecnologia, si sono, diciamo, ridotte le assunzioni per il lavoro. La tecnologia è quindi positiva? Sì, ma andiamoci piano. Oh, però su YouPorn tutti ferrati, eh? Ragazzi e ragazze, io vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Scrivetemi qui sotto nei commenti chi secondo voi ha detto le frasi più significative e chi è stato ovviamente il più simpatico. Fateci sapere quindi cosa ne pensate delle loro risposte. Lasciate anche qui sotto delle nuove domande da fare per una prossima e possibile intervista. Io come al solito ragazzi vi ringrazio per aver visto questo nuovo video, come al solito arriviamo a 100 mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per AppleZain.net e ciao! Scarica anche tu iAppZain, ovvero l'applicazione più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane e anche la più scaricata d'Italia. È disponibile su App Store gratuitamente, cerca iAppZain ed è disponibile anche per il tuo iPad. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad AppleZain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito AppleZain.net.